Buongiorno a tutti, sono Manchimer04 e oggi siamo su Dokkan Battle. Questo è il primo video di Dokkan Battle dopo la lunga pausa e adesso vi mostrerò un po' di cose. Allora, questo qui è il mio account principale che è cresciuto veramente tanto dall'ultima volta, ma adesso vi mostro tutto più nel dettaglio. Allora, andiamo innanzitutto a vedere i PG. I miei GL sono i seguenti: sono riuscito a trovare Super Vegito soltanto dopo un anno di attesa, però sono riuscito a trovarlo. I miei God Leader attuali sono Super Vegito, Buan e Omega Sharon. Di Tech non ho quasi nessuno a parte Golden Freezer e Bardock, gli unici due PG decenti che fanno parte dei miei PG Tech. Il mio team int è il più forte che ho attualmente. La GL non lo so, non lo vedo forte come il super int, anche se il mio non è vero e proprio super int, perché il leader è sempre Buan e c'è Starless in team. Però comunque è un buon team, un ottimo team. Poi c'è il mio, questi sono i miei STR, è un team carino anche loro, non è a livello della GL, però è un bel team. Il mio team Physical praticamente non esiste, perché non ho leader Physical a parte Black Goku e Full Power Frieza, ma non vengono neanche classificati come dei veri e propri leader, considerando che Power Frieza darà chi ma non dà nulla di stats, lui invece dà stats ma non dà chi, e quindi non ho neanche Broly, per dire, oppure Gotenks o Cooler. E quindi i miei team appunto sono questi. Questo è il mio full int, questo è il super AGL, infatti posso andarci tranquillamente con Vegeta di quarto amico. Invece qui ho ancora qualche problema, però il team gira benissimo. Poi questo è il mio full STR. Allora ragazzi, questo era il mio account principale Japan. Allora, ogni settimana porterò un video di Dokkan dove o faccio analisi oppure faccio delle run su qualche 50 stamina, e magari non da solo, però vi do in prima un'informazione. Se volete che io sono un giocatore abbastanza esperto e soprattutto in competitivo, quindi ragazzi, se volete che vi costruisca un team, contattatemi tranquillamente su Hangout e durante a fine video appunto vi dirò il team che volete. Se ad esempio mi mandate dei PG super mi fai un team super, ve lo faccio tranquillamente, ve lo espongo all'interno del video, vi faccio anche le tornazioni principali senza problemi. Quindi contattatemi su Hangout se volete un team. Ok ragazzi, però da non molto tempo, da circa 2 settimane, oltre a questo account ho aperto anche un altro account, un account global, che è il seguente. Il seguente account global però è parecchio particolare, perché ho un bel po' di PG, ma specialmente ho lui. Sì ragazzi, sono riuscito a scularlo, ma veramente appena l'ho trovato è stato un jumpscare assurdo. Cioè veramente ho trovato uno dei PG più rari del gioco. A mia sfortuna l'ho trovato su un account global. Avrei naturalmente preferito su Japan, mi sarebbe servito molto di più, specialmente come leader. Però è un gran PG, un gran PG. Sto già procedendo a farmare l'SA, per ora ce l'ho solo SA3. Mi sono risparmiato tutti gli old kai che ci hanno dato fino ad ora, per evitare di... Così quando un giorno lo porterò LR, perché c'ho tutte le medaglie per portarlo LR, siccome devo vendere al Baba. Ce l'ho già un ben SA15, senza problemi. Il problema sarà appunto portarlo a Tour, che però sto a buon punto. Potete notare infatti che appena che si caricherà la schermata mi mancano pochissime medaglie. Comunque, vi dicevo. Allora, sul primo account tenterò a portare dei 50 stamina, e quando ci sarà bisogno porterò alcuni 40 stamina appunto sul seguente account global, un po' per livellare, un po' per farmare stone. Invece sull'altro account ho fatto tutti i 50 stamina del gioco, a parte Super C17, se non erro. Ah, comunque ecco le medals, che appunto mi mancano veramente poche medals per portarla a Tour, più o meno 75, quindi procediamo alla grande, vero? Dicevo, comunque questo qui è il mio account global. Bene, adesso passiamo al 50 stamina di oggi, che appunto sarà sul mio account Japan. Allora ragazzi, questo video è un video introduttivo, quindi comunque non è parecchio elaborato. Nei prossimi video partiremo direttamente col 50 stamina
e farò una sottospecie di guida, vi dirò gli HP dell'avversario e tutto quanto. Allora, innanzitutto andiamo a selezionare il 50 stamina che faremo oggi e direi di partire da un qualcosa di semplice, ad esempio una run su Vegeta Super Saiyan 4. Ok ragazzi, eccoci tornati in battaglia e sto andando col mio Super AGL. Con Vegeta Super Saiyan 4 amico, leader Super Vegito, vabbè il team l'avete visto comunque prima. E tenteremo appunto di fare questo Vegeta Super Saiyan 4. E allora, vediamo se riusciamo a prendere più ki possibili. Ecco. Ok, riesco a prendere un altro ki. Non penso di... Ok, ottimo. Partiamo con una buona dose di ki, anche se... Sinceramente me ne andavo su PG, su cui non mi serviva particolarmente. Speriamo bene all'interno della run. L'unica fase che mi preoccupa è la seconda perché tech. Ma non dovremmo avere troppi problemi se riusciamo a fissarci le turnazioni. Ok, già qui cominciamo bene. Ok, allora vediamo. Lanciamo Goku Blue Kai è un semi-tank. Ha una difesa molto molto alta. Infatti è una difesa di 27.000 che non è assolutamente male. Ok, vediamo se Whis ci stanna. Comunque adesso dovremmo tankare più che bene. Infatti non ci fa praticamente nulla di danni. Gli unici danni che subiremo in questo turno sono appunto quelli su Goku God e quelli che ci infligge appunto Goku Lucario con la sua special che toglie sui 10.000 HP, ma niente di grave. Io ragazzi, non, anche se ce l'ho Goku Blue, anche Ability 1, non lo metterò mai nel team AGL per un motivo, non linka. Goku Blu, a meno che tu non abbia Vegeta Blu AGL, non linka con nessuno. Quindi per ora lascerò appunto. Ok, intanto l'abbiamo stannato. Lascerò tranquillamente Goku Blu Kai all'interno del team, almeno finché non troverò Vegeta Blu. Quando troverò Vegeta Blu, lo metterò. Allora, adesso dovremmo one shotarlo con Vegeta Super Saiyan 4, sicuramente. Speriamo bene in questa run, penso proprio di vincerla perché abbiamo già cominciato abbastanza bene. Allora, seconda fase, la fase quella che mi preoccupa di più è quella tech. Vegeta Super Saiyan dovrebbe avere su 1.200.000 HP ora come ora. Ok, fortunatamente abbiamo Blue Kaio e Vegeta che ci tankano. Blue Kaio relativamente, spero che sia la special su Blue Kaio perché almeno ci facciamo due tank con Super Vegito. Primo tank. Secondo te, e Super Vegito non è buildato in nulla ancora, lo sto soltanto pompando a livello di stats in modo da... perché ho poche orb. Ho poche orb, appena sarà possibile, ve lo sto pompando parecchio in stats per vedere i danni come aumentano. Sto facendo più che altro un test. Blue Kai invece hanno tutti ability free, non c'è nessun PG che abbia ability 1, ability 2, nulla, sono tutti ability free to play. Nel team super, nel team int volevo dire. Gli unici PG ad avere ability dovrebbero essere Buan e Piccolo che ha addirittura ability 4. Buan invece ha ability 1 e fa danni assurdi all'ability 1. Figurate l'ability 4, fa un sacco di danni. Veramente un ottimo PG. Sperando nel critico di Vegeta Super Saiyan 4 e non additional. È ben pompato questo personaggio. Niente, delle due. Fantastico. Ok, niente special, sperando nello stand di Gon in modo da evitarci questo attacco che è sicuramente una special. Sicuramente una special. No, strano, però minzeca, 30k, mica male. Fa danni abbastanza ingenti questo tizio. Ok, abbiamo di nuovo Blue Kaio e Vegeta in sto turno. Non dovrebbe, dovrebbe tirarci una special. Quasi sicuramente al 90% ci tira una special. Non ce la sta tirando da un paio di turni. Quindi sicuramente questa sarà una special. Allora, Vegeta fa i tuoi danni, saranno sui 150k, 100k, mamma mia. Questo dovrebbe essere sui 70k, 80. Ho notato che dopo la special Vegeta, dopo che fa la special e tanca, fa ancora niente su special. Meglio, buono, buono. Fa dei danni tremendi. Vegeta col tank dopo la special fa dei danni assurdi perché per ogni special che fa si pompa l'attacco Vegeta. Ma con i tank fa certe volte più danni della specie normale. È veramente un gran PG Vegeta. Ok, seconda fase andata. Terza fase, se non sbaglio, a circa 1.600.000 HP. Danni molto bassi, considerando che stiamo utilizzando un team STR.
non dovremmo avere particolari problemi. Allora, io non ho mai trovato il mio God Leader ed è una cosa molto triste perché considerando che gioco da 450 giorni abbondanti in Jap e non ho mai trovato un Neo, veramente una cosa su 1200 stone spese, è una cosa orribile. Spero che troverò un Neo adesso che uscirà la batch con i ticket dove ci sono tutti i Neo God Leader, spero per lì. Comunque ragazzi, vi ripeto, questo qui è appunto il primo video che faccio di Dokkan dopo la pausa. I prossimi video saranno molto diversi, magari con qualche particolare restrizioni. Poi ci penserò per renderli magari un po' più divertenti invece della solita run. Non li farò da solo, alcuni di loro non li farò da solo. Ecco, ah ok, l'abbiamo stannato, non me ne ero accorto. Ormai comunque non vi potete lamentare perché che io resetto magari quando faccio qualche taglio, perché appunto il reset in Japan l'hanno ormai levato, non c'è più il reset. L'unico reset che si può fare è quando si sbaglia qualcosa all'interno della selezione dei key, lì magari sì, però non si può più resettare. L'altro giorno ho provato a fare la boss rush col team Int, non ce l'ho fatta, sono arrivato a Broly. Broly purtroppo fa danni troppo alti, i danni che riceve sono troppo bassi ed è una cosa ingestibile. Ok, ultima fase, Vegeta Super Saiyan 4. Allora, ottimo, abbiamo Vegeta in sto turno. Mettiamo Goku God perché linka meglio. Prendiamoci un senso per sicurezza. Un senso, direi che basta avanzo in sto turno, ok. Diemi chi a Vegeta. Goku God. Non dovremmo subire molti danni, a meno che non ci faccia... Eccola qui la special. Non si tanca con Vegeta Super Saiyan 4. Mannaggia. Allora, vediamo quanti danni ci fa. 100k, mica male. Mi ha tolto anche la difesa. Cacchio. Sì, perché la special di Vegeta Super Saiyan 4 debuffa. E quindi toglie anche la difesa. Ok, additional, buono. Buono. Lo debuffiamo. Veramente ottimo. Vediamo, adesso dovremmo ritornare. No, perché è vero, perché gli ha tolto tutte le stats. Dovremmo subire i suoi 20k d'attacco su Goku di terzo. Niente eccessivamente grave. Prossimo turno Senzubin Icarus. E si dovrebbe campare. Allora vediamo. 30k. Ah, mi sa che siamo morti. No, ma dai! Ma no! Vabbè, fa niente per questa run ragazzi, me la sono giocata male, avevo dovuto utilizzare un Icarus già dall'inizio. Mi sono dimenticato che la special di Vegeta Super Saiyan 4 debuffava. E va bene dai, comunque per questo video è tutto, è andato un po' male, non è chissà qual video. E questo è stato semplicemente un video introduttivo appunto per poter discutere dei prossimi video di Dokkan. I prossimi video di Dokkan saranno delle specie di guide. Vi creerò dei team, contattatemi, non c'è nessun problema. A fine video vi farò uno o due team a video. E anche se non comparirete in quel video, state sicuri che comparirete, perché vi farò tutti sicuramente, vi aiuterò tutti. Spero che questo video vi possa essere piaciuto, nonostante sia un po' noioso e la run sia anche fallita, perché non me la sono giocata come avrei, non ero concentrato. Quindi vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e quindi da Mangamer04 è tutto e al prossimo video. Ciao!